parli delle scorte civiche di Palermo. Sì. Quindi, cosa sono le scorte civiche? Sì, la scorta civica è un movimento che nasce per tutelare magistrati contro continui attacchi non soltanto della criminalità organizzata, ma anche talvolta anche dell'informazione di alcuni pezzi dello Stato che in qualche modo tentano di ostacolare quella che è la ricerca della verità, della giustizia e della legalità, specialmente in questo periodo, tutti i fatti legati alle stragi del 92. La scorta civica nasce da un contesto, diciamo, sociale in cui si crea questo legame tra il magistrato, che talvolta non è soltanto il magistrato ma è anche una persona che aiuta la gente che sta peggio. La scorta civica è nata a Caltanissetta, a seguito della notizia del programmato attentato al giudice Tola, che io ho conosciuto personalmente assieme ad una serie di lavoratori, che lui è stato molto gentile, è venuto ad un nostro incontro, ha supportato un suo collega precario, e quindi già questo è molto ammirevole. Appena abbiamo appreso la notizia di una persona che dunque già conoscevamo e che stimavamo, ci siamo subito mobilitati per tentare in qualche modo di non far passare sotto banco una cosa veramente allucinante, quindi l'attentato a un magistrato, che, voglio dire, se dobbiamo imparare qualcosa dalla storia, dopo gli attentati del 92, una notizia simile doveva andare in prima pagina su tutti i telegiornali. In realtà la notizia ha avuto un po' di diffusione, ma non tanto quanto fosse necessario. Per questo motivo abbiamo creato questa scorta simbolica di cittadini, che ovviamente non ha come scopo quello di tutelare i magistrati fisicamente come scorta vera e propria, ma quello di creare un movimento sociale, di mobilitazione sociale, con cui la società mostra alla criminalità organizzata e a coloro che appoggiano la criminalità organizzata, sia a livello istituzionale che non istituzionale, che i magistrati non sono soli e che toccare loro significa toccare i cittadini. Questa è la cosa fondamentale, perché la criminalità organizzata ha paura della massa, ha paura del consenso della gente, e la gente oggi sta dalla parte della giustizia e dei cittadini. Da questa esperienza di Caltanissetta, quindi, poi abbiamo spostato questo movimento anche a Palermo per il giudice Ingroia, che, come sappiamo, diciamo, rischia ogni giorno lui, come la sua famiglia, di subire attacchi, anche nella peggiore delle ipotesi, degli attentati, soprattutto in questo periodo delicato in cui speriamo di arrivare alla verità. E questa scorta civica, ci siamo chiesti come possiamo tutelare il magistrato, soltanto con le manifestazioni? No, non bastano le manifestazioni. Abbiamo pensato di fare anche una forma di solidarietà attiva, nel senso di noi stessi cittadini metterci in prima linea per capire come si muove la mafia nella società, perché alla fine, se la mafia si lega alla politica, è perché in qualche modo può trarre profitto. E come trae profitto? Lo sappiamo tutti, dalla gestione del denaro pubblico, gli scandali di adesso lo dimostrano, dal diritto, dall'abuso del diritto continuo, da queste leggi ad personam, ma anche ad aziendam, che vengono continuamente emanate. Quindi noi vogliamo studiare dal basso, metterci in prima linea con i magistrati, se il caso anche porre all'attenzione della magistratura determinate cose che magari noi notiamo dal basso, perché non possiamo pensare che i magistrati possano sempre risolvere problemi, anche perché quando arriva la magistratura il danno alla collettività è già avvenuto. Se noi viviamo in un paese delinquente, come possiamo tutelare il magistrato con una manifestazione? No, noi dobbiamo migliorare la società dal basso, mettendoci in prima linea e rischiando con loro e tentando di ridurre il più possibile quella che è la criminalità organizzata nella società. Per farvi un esempio, se noi immaginiamo che anziché 100 casi gravissimi, 100 indagini gravissime, che mettono giustamente a repentaglio i magistrati, se noi dal basso riusciamo a ridurre, no, queste azioni criminogene dal basso, sicuramente possiamo salvare il magistrato, perché colpire lui significa colpire tutti i cittadini che ogni giorno lottano in prima linea contro la mafia.